con Cristiano Proietti, il match winner di questa bellissima Scusatemi, che finale. spessore, scusa. Match winner di questa bellissima finale. Allora, raccontaci intanto il rigore, che partita è stata e che gioia è stata. Ma guarda, il rigore, sapevo che i rigorista ero io, sono andato tranquillo sul dischetto e ho fatto gol. Tanto ho visto che era l'88esimo, però quando tiri rigore devi essere tranquillo, se no lo sbagli. Quindi sono contento così, sono contento per i miei compagni, per tutti, per il presidente, il direttore, il mister, perché secondo me abbiamo fatto una cosa speciale, ce lo siamo meritati, abbiamo battuto, diciamo, tutte le big dagli ottavi, quarti, quindi secondo me ce lo siamo meritati, però anche che la Tivoli è una grandissima Sì. squadra e faccio i complimenti anche a loro. Una parola anche su questi tifosi che sono stati davvero splendidi. Ma guarda, il tifo di Civitavecchia Occhio piano, Provano a piano, provano a Piers! bagnarci. Il tifo di Civitavecchia è spettacolare. Io sono arrivato quest'anno, non avevo mai visto un tifo così. Ci hanno sostenuto. Sicuramente adesso andremo a Civitavecchia, andremo a festeggiare, sarà ancora più bello. Quindi ringrazio i tifosi, ringrazio tutti, è stata una giornata fantastica. Di chi è il merito? Il merito è di tutta la squadra, perché siamo un grande gruppo, anche senza Pippi e Cerroni abbiamo fatto una grandissima partita, quindi il merito va a tutta la squadra. Vediamo il capitano, Valerio. capitano Gigi Ruggero. Allora, insomma, che gioia è da capitano? È una gioia immensa, non ce l'aspettavamo perché sapevamo che loro erano una grossa squadra, però noi non molliamo mai e ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Ormai si è abituato però a festeggiare perché ha festeggiato diverse volte negli ultimi anni. Diciamo di sì, però questa volta da capitano è un'emozione fantastica, unica, veramente. A chi la Rappresentare dedichi? tutta Civitavecchia. Presidente, intanto Sì, complimenti, grazie. una vittoria insomma meritata sul campo contro uno Sì. squadrone. Quanto sei contento? No, no, non penso che si possa quantificare, non penso che si possa quantificare. Credo che calcisticamente è la giornata più bella della mia vita e la ricorderò per sempre. Prima della gara ho detto ai ragazzi che non vincere oggi non ci avrebbe tolto tutto quello che abbiamo fatto, a noi. Vincere oggi avrebbe lasciato un ricordo a tutti e siamo entrati nella storia di Civitavecchia, Più di questo sì. Frascati? Più di Frascati Molto quindi? più di Frascati, onestamente, molto più di Frascati, perché quello che ho vissuto in questi giorni non l'avevo vissuto mai, onestamente. La dedica la immagino, ma te la chiedo. Allora, la dedica l'ho appena fatta perché può sembrare sempre un po' banale, io non dedico mai nulla ai miei più stretti, quindi questa volta la voglio ovviamente dedicare a mia madre, alla mia compagna e ai miei due bambini, perché in questi giorni mi hanno sopportato in maniera impressionante. E soprattutto e specialmente io il 24 maggio 2019, quando ho chiuso la bara di mio padre, gli avevo promesso questa coppa e oggi ho mantenuto questa promessa. Quindi da lui sarà contento e io ho liberato la mia coscienza. Prima di farti un'altra domanda, dedicata al compianto Presutti Sergio. e quindi ovviamente anche a Assolutamente, Sergio assolutamente. Presutti, e una parola anche sui tifosi, perché anche oggi sono stati splendidi, l'hanno dimostrato insomma con un tifo incredibile. Guarda, dicevo prima, noi abbiamo, probabilmente abbiamo una differenza tecnica con alcune squadre di questi gironi, che noi riusciamo a colmare con il cuore dei nostri ragazzi in campo e con la nostra tifoseria, che devo soltanto per ringraziare perché il loro calore non ha uguali in nessun'altra parte, secondo me. Adesso si festeggia, però già pensate anche al campionato, che è importante Assolutamente, anche assolutamente. Adesso c'è subito una partita domenica con la Parioli. Dateci questi 2 giorni per divertirci un attimino e poi sicuramente da venerdì penseremo ai Parioli. quello. Grazie e complimenti. Grazie a voi. Facciamo anche Sì. Ivano Iacomelli. Ivano, Complimenti, Ivano. anche a te chiedo che gioia è, come si inserisce insomma nelle tante gioie comunque che avete avuto. Beh, è indescrivibile vedere tanta gente contenta, felice, anche in semifinale, vederla piangere per il risultato finale, insomma ti dà l'impressione che tutti gli sforzi che si fanno, al di là di qualche polemicuccia che esce fuori ogni tanto, però sono ripagati da queste cose, per chi come me lo fa, e anche Patrizio, per chi come noi lo fa per passione. Bene, adesso testa al campionato, stasera ci godiamo questa vittoria, sicuramente nei prossimi giorni ce la rivedremo tante volte. Poi vediamo, testa al campionato, perché sono convinto che se raggiungiamo il secondo posto lì, la Serie D non ce la toglie nessuno, che è il posto dove questa società, questa squadra merita di stare, e soprattutto questa città merita di stare nella quarta serie nazionale. Era dal 94 però che il Civitavecchia non vinceva questa Coppa Italia di Eccellenza. Ma non solo non vinceva la Coppa Italia d'Eccellenza, gli anni passati, diciamo,
erano sempre non saper mai cosa succedeva il giorno dopo, perché francamente avevamo trovato una situazione devastata. Non ne parliamo più, perché però da quelle ceneri è nata questa, dalla fusione con la CPC è nata questa, e quindi entrambi cerchiamo, sia io e Patrizio e tutti quelli che ci stanno intorno, cerchiamo di portare avanti un solo nome, che è quello di Civitavecchia. Lo facciamo per Civitavecchia, per noi stessi sicuramente, ma soprattutto per Civitavecchia. Oggi ci ha ripagato il pubblico stando qui, e i ragazzi hanno ripagato loro facendo una prestazione veramente dallo stemma dell'ottimo consiglio che abbiamo sul petto. Alfredo Zacchè, vediamo se riusciamo una battuta. Alfredo, battuta. Insomma, che gioia. Facci la coppa, Alfredo. Che il presidente Presutti è rientrato nella storia del Civitavecchia Calcio dalla porta principale. È l'impegno di tutti. Una tribuna così, e Civitavecchia si è trasferita a Roma. Che dobbiamo dire? Siamo con tutti. Sta arrivando la coppa. Siamo tutti felici, grazie a Ivano, al presidente, hanno creato questa famiglia dentro il Civitavecchia Calcio. Andatevi a godere, insomma, questa festa. Complimenti. La maglietta ci ha significato. Col mister, oggi il mister eri tu, Massimiliano. Quanta gioia ti ha dato questa partita? Allora, la gioia, ragazzi, è stata immensa, faticosa, però una gioia immensa, che dedico a tutti, dal presidente fino a finire al magazziniere, ma non per ultimo, ma proprio perché secondo me lo reputo la persona importantissima per la società, a tutta la città, e sono veramente strafelice, veramente. Ci credevate? Ma guarda, io non ci ho avuto mai la sensazione di poterla perdere, quindi noi ci credevamo perché come gruppo, ragazzi, sono fantastici. E quindi credo che nel calcio lo spirito sia importantissimo. E oggi è stata la dimostrazione. Merito anche dei tanti giovani, perché oggi avevate una squadra giovanissima, soprattutto un panchino. Ma il merito è sempre di tutti. Ecco, ringrazio chi ha partecipato fino ad oggi e non ha potuto partecipare alla finale, come sappiamo, come Renan e Samuele, e che sono giocatori fantastici. Ma ecco, la gioia forse era veramente sono i ragazzi che crescono, e quindi è merito sicuramente loro che hanno voglia di apprendere. Grazie e complimenti. Grazie a tutti, grazie. Da Ponte, insomma, la gioia la vediamo, ve la siete meritata, perché avete battuto tutte le più forti, anche oggi uno squadrone, però insomma Civitavecchia ha dimostrato di poterci stare lì su. Assolutamente sì, l'abbiamo dimostrato per l'ennesima volta che siamo una società forte, che siamo una squadra di uomini prima che di calciatori importanti. Questa è una vittoria del gruppo, è una vittoria della società, è una vittoria dello staff. Perché in questa vittoria c'è tutto, c'è sacrificio, c'è voglia di riuscire a riprendere una partita nonostante il pareggio che avevamo subito. Molte squadre, dopo aver subito un pareggio del genere... Il numero uno, quello che ha fatto il direttore del Civitavecchia, ha fatto il direttore, c'è solo... Dicevo, non so quante squadre sarebbero riuscite a ribaltare una partita così. Dopo essere... Quanto orgoglio ti dà la vittoria di questo gruppo che avete creato insieme a Patrizio, insieme a Massimo Castagnani? Ma sinceramente a me dà orgoglio poter rappresentare questa società. Non tanto la vittoria di oggi, perché per me, che sono civitavecchiese, poter rappresentare una società storica come questa è motivo di orgoglio, a prescindere da come sarebbe andata oggi, a prescindere da come va in campionato. Quando lavori per una società come questa non dovrei chiedere nient'altro, sinceramente. Che gioia è, quanto ve la siete meritata e quanto siete contenti? Una gioia indescrivibile, veramente. Io penso ce lo meritavamo per il percorso fatto, e veramente finora l'emozione più bella che potevo chiedere. Ha detto tutto lui, guarda. Lui è capace. Io non so capace, ma in questo momento. Il più forte difensore dell'eccellenza. Ma no, forse dicevano Serpieri, però. Tutte e due. A parte guarda, scherzi, no, anche, non perché sta qua davanti, non perché sta qua davanti, ma fa dare la... Allora Giordano, insomma, adesso si festeggia, poi però si pensa al campionato, oppure cioè si festeggia e basta. Stavolta io al campionato ci penserei fra un po' di giorni, adesso ci godiamo questa gioia immensa e niente, spettacolare veramente, non potevo chiedere di meglio. Complimenti ad entrambi. Grazie mille. Tu che sei uno storico anche del Civitavecchia e di Civitavecchia, questa vittoria si può accomunare con quella del 94, oppure è diversa secondo te? Assolutamente no. Prima perché ogni epoca va vissuta nella sua ottica, nella sua geometria calcistica. Questa è una... Era forte già da allora, raga. Questa è una vittoria diversa, di un gruppo totalmente diverso,
di una società che deve ricostruirsi, che deve soprattutto ritrovare quello che è il suo appeal con la città, perché c'è chi ha vissuto momenti straordinari, non dimentichiamo la C2, ma vivere del passato secondo me diventa inico. Qui bisogna guardare al presente, con una squadra che stasera ha dominato una partita, sì. Se l'è compromessa da sola con un errore. L'inerzia della partita è andata tutta nei piedi dei calciatori avversari, e poi nel finale c'è stato quel vizio d'autore che ti ha portato al calcio di rigore. Io dico che questa è una vittoria diversa dalle altre, può aprire un ciclo, speriamo che poi da questa vittoria ne arrivino tante altre. Ho visto tanta gente di Civitavecchia e questo mi fa immensamente piacere, perché significa che il calcio ancora ha un suo valore, c'è un bacino d'utenza che è straordinario. Riavere anche uno stadio che è chiuso da tanti anni potrebbe rappresentare un veicolo in più per poter riavvicinare la gente alla sua squadra di calcio, sperando che continui soprattutto a vincere. Alessandro, sei partito titolare, hai giocato un'ottima partita anche tu, e che gioia è stata questa vittoria per te, che poi sei stato uno degli ultimi acquisti del mercato estivo. Allora, per me è stata una gioia soprattutto perché sono Civitavecchiese. E per noi diciamo che abbiamo scritto una parte di storia, per capirci. Quindi per noi Civitavecchiese è un modo d'orgoglio. Siamo felicissimi per la vittoria e per tutto, soprattutto per il cammino fatto, perché siamo una squadra tosta, abbiamo dimostrato. Loro stanno ammazzando il campionato e noi abbiamo tenuto botta, abbiamo sofferto, che loro sono un'ottima squadra, quindi complimenti anche a loro. Ma oggi festeggiamo noi perché ce lo meritiamo, quindi siamo contenti e abbiamo ancora una volta dimostrato che indipendentemente da chi ci sia in campo si faccia la differenza. E ci pensate adesso alla fase nazionale o ancora è presto? Ma ci pensiamo, intanto ci pensiamo prima a domenica, e pensiamo a domenica, altre domeniche, e poi penseremo poi alle fase nazionali e più là, quando sarà il momento. Nigno, sì. Che emozione è? Un saluto a tutti i telespettatori, ma niente. Scusate. Complimenti però anche a te, perché anche tu sei una parte importantissima di questo Civitavecchia e ti vediamo con le lacrime, quindi vuol dire che sicuramente andremo avanti. Tanto sì. Possiamo perdere con tutte, ma soprattutto vince con tutte. Esatto. Mister, oggi ti intervistiamo in tanti. Sì, io dico. Massimo Castagnari, allora è arrivata questa splendida vittoria a chiusura di un cerchio, perché voi avete battuto tutte le squadre più forti, quindi lo possiamo dire, il Civitavecchia ha meritato questa coppa. Sì, qualcuno poteva pensare che fosse diversamente, ma io penso che il percorso che abbiamo fatto dica questo, anche perché quando pensi in una semifinale di stare fuori al 49esimo, al 50esimo, la riprendi, è normale che... È come se fosse un segno, fosse un cammino che praticamente è iniziato da lontano, con tutte le migliori, perché non c'è stato praticamente un avversario semplice, e non dimentichiamo che siamo arrivati a questa Coppa con incontri di campionato ad alto livello, V3, Aranova e così via. Quindi io penso un successo meritato, fatto di un gruppo che non molla mai, e soprattutto indipendentemente da quello che è l'avversario, che non avevamo perso fino ad oggi e a cui facciamo i complimenti, perché quando c'è una vittoria così importante è il merito anche dell'avversario, però quando lo fai con un 2004 come Bersaglia, come un 2003 come Amato e con tanti under che non sono più under, come Mancini, come Luciani, come Gagliardi, come Scaccia e come tanti ragazzi che sono la risorsa di questa squadra, se pensiamo che i senior possono essere Cristiano Proietti o Fatarella, sì, che sono 99, io dico che questo è un gruppo che ormai ha un'identità, ha una mentalità e sicuramente ha dei valori, perché sennò la Coppa Italia non la porti a Civitavecchia in questo modo, davanti a questo pubblico e in un campo del genere. Tu avevi vinto il campionato di promozione con la CPC, è una gioia simile, questa è più forte oppure no? Ma diciamo che la CPC, quando si vince, sono sempre dei bei ricordi, però oggi rappresentiamo veramente Civitavecchia, quindi rappresentiamo tutti. Una volta eravamo un pochettino l'identità di Civitavecchia e c'era anche il famoso Civitavecchia di una volta. Quindi è normale che è un obiettivo che ci siamo detti dall'inizio, il percorso ha dimostrato che ci meritiamo questa finale e praticamente lo dividiamo con una società che sta veramente facendo crescere nel modo giusto tanti ragazzi intorno a noi, e sicuramente io penso chiudo che questa è la coppa di Gigi Ruggero, capitano che fino ad oggi ci sta trascinando
porta questa bandiera in mano, non la molla mai e noi tutti a lui seguiamo. A chi la dedichi? Le dediche sarebbero tante, sicuramente da Sergio Presutti, che sicuramente sarebbe contento se ci fosse oggi. Oggi è la coppa del figlio di Patrizio Presutti, di Ivano Iacomelli, ma io penso un po' alla fine, a parte questa vittoria che condivido con il mio staff e con tutti i miei ragazzi, oggi c'è soltanto, ecco, di chiudere gli occhi, godersi questo momento, perché molte volte a caldo non capisci quello che hai fatto. Però c'è una Coppa Italia nazionale, c'è un campionato che dobbiamo mettere a posto e riessere protagonisti anche lì. Questo gruppo per me non c'ha limiti, vediamo un po' dove dovremo arrivare. Grazie mille mister. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie mister. Grazie mille. Anche da calciatore ho sfiorato finta la Coppa Italia, ricordo male? Sì. L'ho persi in un Ferentino. Nel 98 se non sbaglio. In un Ferentino Aprilia, vince l'Aprilia, noi che eravamo la squadra favorita la perdemmo. Mi ricordo che presi una traversa un minuto dalla fine. E invece oggi mi trovo da allenatore a condividere con questo bambino a cui trasmetto dei lavori e che praticamente, se capisce questo sport che cosa ti può dare, io penso che si possa crescere in modo sano con dei valori importanti, che al giorno d'oggi non è poco. Prossimo attaccante del Civitecchia? Ma io spero... O centrocampista, difensore? Io spero che cresca andando a scuola con una passione del calcio, e quando fai sport di gruppo io penso che si cresca prima, si cresca meglio e si sta lontano da tante brutte cose che la società oggi ci dà, quindi non deve avere progetto e ambizione, ma soltanto divertirsi ed essere l'amore di casa. Ancora complimenti a entrambi. Grazie a voi, arrivederci. Protagonista qui, insomma, quanto sei contento di questa vittoria conquistata tra l'altro da titolare? Beh, sempre bello vincere la Coppa Italia, poi per me personalmente è il primo trofeo tra i grandi, sensazione bellissima, non ci sono parole per spiegare quello che uno prova, dovrebbe viverlo. E tu infatti l'hai vissuto, insomma, ti aspetti di rimanere qui a Civitecchia? Per il prossimo anno? Vediamo, parleremo col direttore, parleremo con la società, vedremo un po' e cerchiamo di trovare una soluzione comoda ad entrambi, io comunque... potrei anche pensare di rimanere. Adesso si festeggia e poi però si pensa al campionato e di nuovo Coppa Italia, però fase nazionale. Beh, adesso la prossima è domenica col Parioli, chiaramente è un'altra partita importante, però per oggi si pensa si festeggia e basta. Si festeggia, poi domani ci penseremo, prepareremo per domani.